Hanno vissuto una giornata entusiasmante e dall'alto valore formativo gli studenti della classe terza A indirizzo biomedico del Liceo Scientifico Pisacane di Padula, che ieri hanno preso parte ad un STEM 2023, il più grande evento divulgativo europeo dedicato alla ricerca sulle cellule staminali. Nel corso dell'appuntamento svoltosi presso l'Aula Magna del campus universitario di Macchia Romana a Potenza, gli studenti della Pisacane hanno presentato un progetto da loro analizzato ed elaborato sul tema l'ingegneria tessutale e le cellule staminali in 3D. A guidare i ragazzi del liceo padulese, la docente di scienze, la professoressa Maria Rosaria Di Santi, e la tutor, docente e ricercatrice, la professoressa Antonietta Pepe, dell'Università della Basilicata, già alunna della Pisacane di Padula. Nelle scorse settimane la professoressa Pepe ha tenuto diverse lezioni agli studenti sull'ingegneria tessutale nell'era digitale e tessuti 4.0, propedeutiche alla realizzazione dell'elaborato finale presentato ieri all'Università di Potenza. A relazionare sul lavoro svolto in rappresentanza della classe gli alunni Anna Maria Carucci e Alfonso Grimaldi. Questo progetto, hanno dichiarato gli studenti della classe terza A, ha rappresentato per noi non solo un momento di arricchimento delle conoscenze, ma anche un momento di crescita personale e riflessione sul metodo di studio. Grazie alla dottoressa Pepe abbiamo messo continuamente in discussione le informazioni e le fonti ricercate. Fin dal primo incontro con la dottoressa siamo stati travolti da questo mondo di cui sapevamo solo il nome. Successivamente abbiamo conosciuto in quali altri campi sconfinasse l'ingegneria tessutale e ci siamo stupiti di come la stampante 3D, che credevamo servisse a riprodurre solo oggetti di piccole dimensioni, fosse in grado di realizzare anche tessuti veri e propri, capaci di stravolgere notevolmente le condizioni di vita di coloro che ricorrono ad essa. Infine, i ragazzi della Pisacane hanno ringraziato la dottoressa Pepe per la disponibilità e collaborazione e il liceo per aver dato loro l'opportunità di ampliare le proprie conoscenze in questo nuovo campo.